che va anche al di là di quelle che erano le nostre aspettative, una grandissima partecipazione popolare, tante famiglie, tanti bambini, tanti ciclomaturi, veramente una grande festa della città, dell'area flegrea, una festa di gente che veramente ci fa piacere, il primo grande evento sportivo post pandemico ciclistico a Napoli, è un grande risultato della città. È una bellissima atmosfera, no? Sì, c'è un entusiasmo travolgente, fantastico, e questo ci dà grande entusiasmo e ci aiuta, ci dà forza per andare avanti e continuare a far crescere la nostra città che ha straordinarie potenzialità. Sì, abbiamo lavorato tanto, ovviamente noi lavoriamo su una città che ha tante difficoltà che certo non possiamo recuperare in pochi mesi, però c'è stata una lavandina organizzativa, ha funzionato benissimo e credo che noi riusciremo a dare, stiamo riuscendo a dare un'immagine della città molto positiva e molto organizzata. Gli organizzatori del Giro d'Italia, i vertici della federazione sono felicissimi, contentissimi e si sono complimentati per il lavoro che abbiamo fatto. Saluto a questa bellissima piazza e un grande saluto al Giro d'Italia da Napoli, da una bellissima Napoli che ha messo in mostra tutte le sue grandi bellezze proprio per questa straordinaria occasione sportiva. Quindi grande Giro d'Italia, forza a tutti gli atleti, e grande Napoli, grande area flegrea, grande Procida, veramente una giornata bellissima di grandissimo entusiasmo. Sindaco, ci avete accolto nel migliore dei modi, abbracciato veramente in maniera calorosa un pubblico bellissimo. Grazie a lei e a tutti i suoi concittadini. Grazie a voi per la scelta di Napoli e avremo veramente una giornata strepitosa. Viva Napoli e vive tutti questi grandi cittadini che hanno grande voglia di ciclismo e grande voglia di sport.